I ministri De Rio e Franceschini, col sottosegretario De Vincenti, con i sottosegretari Faraone e Vicari. Benvenuto Presidente. A me il compito di dare il benvenuto al Presidente del Consiglio dei Ministri per esprimere a lui la gratitudine per la collaborazione che abbiamo trovato a Palazzo Chigi nel definire il patto per lo sviluppo della città di Palermo. Abbiamo lavorato con tutte le strutture ministeriali competenti, con il forte impegno dell'area della rigenerazione urbana del Comune di Palermo e dell'area del bilancio del Comune di Palermo, oltre con i settori scolastico, dei servizi sociali e infrastrutturali. E oggi siamo qui per costruire un progetto di futuro di questa nostra città che non nasce nel deserto, ma che nasce in una realtà, come testimoniata da questo deposito, che è già in movimento, che già esiste e che il patto prevede ulteriormente di sviluppare. Palermo, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, non è una città europea. Palermo è una città medio orientale in Europa e noi siamo orgogliosi di essere medio orientali ed europei al tempo stesso, convinti come siamo che a noi tocca il compito non di essere Francoforte o Berlino, ma neanche di essere soltanto Beirut o Istanbul. Noi vogliamo essere Beirut col tram, vogliamo cioè in qualche misura mettere insieme le nostre radici con il nostro futuro, con le nostre aree. Ecco la ragione per la quale oggi questa città, con gli altri comuni che sono interessati e coinvolti in questa operazione, voglio ricordare in particolare il sindaco di Monreale, al quale ci legherà grazie a questo patto la Greenway, voglio ricordare il sindaco di Ficarazzi e il sindaco di Santa Cristina Gela, con i quali concorreremo al risanamento dei centri storici, voglio ricordare che questa città ha messo a posto i bilanci. Signor Presidente del Consiglio, io credo che noi abbiamo il diritto di dissentire dal Ministro Schäuble qualche volta, ma per dissentire dal Ministro Schäuble bisogna qualche volta comportarsi come lui. L'ha capito anche Tsipras in Grecia e l'ho capito io a Palermo. Abbiamo messo a posto i bilanci del Comune di Palermo. Per questo possiamo dissentire dal Ministro Schäuble. Abbiamo fatto un'operazione di risanamento del bilancio, il Comune di Palermo vive una condizione di aziende partecipate tutte e sei con utili di esercizio, venendo in una condizione disastrosa, ma questo non significa che io non debba chiederle, signor Presidente del Consiglio, di prestare attenzione alla drammatica situazione dei comuni siciliani, che vivono attraverso il precariato e i problemi finanziari un'autentica crisi, per la quale ci siamo permessi di chiedere una proroga del termine di presentazione del bilancio dell'anno in corso, per poter consentire di presentare bilanci veritieri e non bilanci che sono costretti dalle nuove esigenze della nuova armonizzazione contabile. Ma siamo qui per parlare di questo patto per lo sviluppo della città di Palermo, di una città che ha scelto la mobilità umana come ragione del proprio esistere, la mobilità umana internazionale che fa di Palermo una città dell'accoglienza, così come siamo una città dell'accoglienza in Sicilia, che è una regione dell'accoglienza. Noi siamo un punto di riferimento e diciamo no agli egoismi europei, no alle meschinerie finanziarie che ci stanno condannando ad essere complici di un genocidio in atto nel Mediterraneo. Siamo convinti che si sta consumando un genocidio e la Sicilia è fuori dalle responsabilità di questo genocidio. Credo anche l'Italia sia fuori dalle responsabilità di questo genocidio, perché vogliamo evitare di essere chiamati responsabili, come dopo 70 anni italiani e tedeschi ancora oggi responsabili per il genocidio nazifascista. Credo che sia questo il senso di una città che ha fatto della mobilità umana, partendo dal presupposto che ogni essere umano, il più diverso da me, è comunque persona, partendo da questo presupposto ha approvato la Carta di Palermo e voglio registrare fra di noi la presenza della Consulta delle Culture col suo Presidente, che è un vero e proprio consiglio comunale senza indennità, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, un vero e proprio Consiglio Comunale dei Migranti, con 21 componenti, 9 dei quali sono donne. Credo che sia una lezione per tanti altri parlamenti e tanti altri consigli comunali. Noi siamo
in una realtà nella quale, nonostante il Comune di Palermo abbia messo a posto il proprio bilancio, viviamo le condizioni di crisi di sistema di un settore, per esempio, come telecomunicazioni. Penso ai lavoratori di Almaviva, penso all'impegno dell'oggi ministro Delrio e dell'ieri sottosegretario Delrio e oggi sottosegretario De Vincenti, penso al grande impegno della vice ministra Teresa Bellanova, che ha sicuramente dato un'impostazione di sistema per affrontare un problema che non può consegnare i lavoratori di questo settore strategico a una competizione al ribasso in danno dei diritti dei lavoratori. Le competizioni si fanno al ribasso sui costi diversi dai diritti dei lavoratori. Credo che sia questo il senso del messaggio che viene dai tanti lavoratori di Almaviva, come del TLC in campo nazionale. La mobilità è anche il tram. Il più grosso investimento di questo patto, che complessivamente arriva a quasi 1 miliardo di euro, sommando ovviamente 770 di questo patto, le risorse del Polmetro e le altre risorse che sono state garantite dal ministro Delrio per la parte ferroviaria, lo dico a voce bassa, certo di non essere smentito perché il ministro è presente, dicevo quasi 1 miliardo di investimenti nella città di Palermo, nell'area vasta di Palermo, ci consentono di immaginare possibile la continuazione di un percorso che già è in atto. Un investimento di 200 milioni di euro per poter realizzare altre 3 linee di tram che si uniscono alle 4 che già sono in esercizio e che il ministro Delrio ha avuto modo il 30 di dicembre di inaugurare. Abbiamo previsto 2 grandi poli scolastici, proprio ai confini delle aree urbane, per consentire l'utilizzo da parte dell'utenza sovracomunale. Abbiamo previsto un intervento molto forte per riqualificare la circonvallazione e i ponti sulla rete. Alcuni di questi interventi sono di drammatica urgenza. Abbiamo previsto un intervento, credo, con il pieno coinvolgimento e compiacimento del ministro Dario Franceschini, che voglio ringraziare per l'attenzione che ha prestato e presta alla cultura a Palermo, un intervento sul Teatro Massimo. È la prima volta, dopo la riapertura del Teatro Massimo, in un tempo in cui c'era sindaco un certo Orlando, che interviene sulla struttura del Teatro Massimo per rifinalizzarlo e per migliorarlo, per avere strutture che siano adeguate alla qualità di questa istituzione culturale. Abbiamo ancora previsto investimenti, perché pochi sanno, Palermo ha la banda larga migliore d'Italia. L'abbiamo già, signor Presidente del Consiglio. L'avevamo realizzata e l'hanno nascosta. Cioè, con i 2 milioni che abbiamo chiesto, riattiveremo la banda larga e quindi avremo un anello telematico che consentirà, evidentemente, lo dico per tradurre in maniera assolutamente concreta, consentirà di avere wifi free in tutta la città o quasi in tutta la città. Credo che sia questo il senso di questo intervento, il coinvolgimento dei comuni dell'area vasta. Non ci siamo dimenticati dell'ospedale dei bambini, che non è di Palermo, ma è un'istituzione di dimensione regionale, prevedendo appunto la realizzazione di un'area al parcheggio multipiano essenziale per un ospedale dei bambini che deve coesistere con una parte importante del centro storico di Palermo, che dal 3 luglio dell'anno passato è stato riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, con un incremento turistico esponenziale che mi porta a dire al Governo nazionale: per favore aiutateci a trovare investitori che realizzino alberghi a Palermo, perché ci mancano gli alberghi e abbiamo i turisti. Dopo anni nei quali avevamo gli alberghi e non avevamo i turisti. Credo che sia questo il senso complessivo dell'operazione che si sta facendo. Abbiamo previsto un laboratorio per lo start-up di imprese, abbiamo attraversato tutti i settori diversi della vita della città in una dimensione vasta, siamo pronti al futuro perché abbiamo ben lavorato nel passato e questo momento sicuramente è un'occasione per poter andare avanti. Io considero, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, al di là delle chiacchiere politichesi, la sua presenza qui un fatto politico di straordinaria importanza istituzionale, un segno concreto che dopo 30 anni di disinteresse per il Mezzogiorno qualcuno comincia a occuparsi del Mezzogiorno. E Palermo non solo è nel Mezzogiorno, ma di più, è medio orientale in Europa, quindi 2 volte meritorio l'intervento a Palermo. Non ho altro da dire. Vorrei che lei tornasse a Palermo.
possibilmente senza me presente, senza noi presenti, e venisse a trascorrere qualche giorno di vacanza in questa nostra città. Credo che sarebbe il modo migliore per avere la contezza della bontà del lavoro che abbiamo fatto e che ora, grazie al vostro aiuto, continueremo a fare. Grazie, Presidente del Consiglio.